Carissimi followers, amici o spettatori che di tanto in tanto visitate il mio canale YouTube My Paranormal and Mystery TV, o sia la prima volta, benvenuti a tutti. Io non credevo davvero, dopo tutto l'approfondimento che ho fatto, perché io ho fatto 4 puntate del documentario intitolato Chi ha ucciso Brandon Lee? Più la quarta, ho fatto vedere le scene cancellate o tagliate dal Corvo originale del 1994. Non avrei mai creduto di dover girare Chi ha ucciso Brandon Lee? L'ultimo pezzo del puzzle per risolvere proprio chi è l'assassino di Brandon Lee. Seguitemi. Allora, innanzitutto parto dicendo che ovviamente per chi è interessato a sapere tutto quello che è successo a Brandon Lee durante le riprese, poi al suo e basta! Siamo nel 2024 e ancora vi dicono: ah, si fa il reboot del Corvo, tanto altro. Sono passati 31 anni dal tragico incidente che portò via la vita allo splendido Brandon Lee. E basta, ma ci fate o ci siete? Perché qui anche uno scemo ci arrivava, non dico l'assassino. Ma al fatto che non era un tragico incidente, ma un omicidio, almeno posso capire che pensassi un omicidio colposo, ma non è stato un omicidio colposo addirittura, ma è stato un omicidio volontario e premeditato. E io ho le palle, come tante altre persone, di dirlo. È stato Brandon Lee è stato ucciso al 100% e addirittura il suo omicidio non è colposo, bensì volontario e premeditato. Questa è la realtà. E ora passo subito. Allora, per chi vuole tutti gli approfondimenti, che non sto a ripetere ovviamente per chi ha già visto le mie le prime 3 puntate del documentario più lo speciale sul Corvo. Allora, vi dico, se volete sapere tutto, ogni sfaccettatura e anche le curiosità sul film Il Corvo, c'è la prima puntata, Chi ha ucciso Brandon Lee non fu un incidente, ma un omicidio. Poi c'è la seconda puntata, Chi ha ucciso Brandon Lee, dove vedrete rarissimi video, documenti che vi portavano già nella direzione abbastanza di capire chi lo ha ucciso. Poi la terza puntata vi ho rivelato qual era e vi ho fatto vedere la scena in cui Brandon Lee ha veramente perso la vita, o meglio, è stato sparato a morte, nel senso che quel colpo sparato da un ignaro attore, Michael Massey, ovviamente lui credeva di sparare, ovviamente con delle cartucce a salve, non è quella che vi hanno detto. Ecco. E io ve l'ho mostrata nella terza puntata, poi ho fatto il corvo, ma sono venute nuove, scioccanti, agghiaccianti rivelazioni che portano proprio a capire l'ultimo pezzo del puzzle per risolvere chi ha ucciso Brandon Lee, ovvero l'assassino. E non sto parlando di omicidio colposo. Allora, normalmente per risolvere un delitto dice se 3 indizi fanno una prova. In questo caso invece no, nel caso di Brandon Lee bisogna escludere tutto quello che non era possibile. Niente impossibile, ma in questo caso sì. Allora, inizio col dirvi che
che vi ho detto sempre tutto sul corvo, mi ero dimenticata di dirvi una curiosità perché non la ritenevo molto importante ai fini dell'indagine, perché non lo è. Ma me lo voglio dire per essere ultra completa. Allora, dovete sapere che il corvo del 1993, il film, poi uscito nel 1994, purtroppo, perché Brandon Lee morì il 31 marzo del 1993 e quindi ci fu un anno che con il computer dovettero rimettere mano al film e ci volle un anno per farlo. Allora, questo film era tratto dal fumetto drammatico di James O'Barr, The Crow, il corvo, che aveva una storia dello stesso fumettista che lo aveva scritto, aveva proprio, lui era stato ispirato da una personale tragedia che lo aveva colpito, ovvero la sua amatissima fidanzata, che lui definiva un angelo, purtroppo a 19 anni fu investita e uccisa da un guidatore ubriaco. James O'Barr ha sperimentato tutte le fasi del più profondo dolore, orrore. Io ho visto proprio il making of che vi consiglio. Lui vi racconta un dolore che non riusciva proprio a un dolore proprio da morire. Poi è riuscito a gettare tutta la sua rabbia, anche tutto il suo dolore insopportabile, nel fare il fumetto The Crow, ovvero il corvo. Ecco, che ha rivelato essere stato molto catartico per riuscire, tra virgolette, a guarire. Insomma, ci ha voluto tantissimo, eh. Ora lui è sposato, però guardate che è una cosa che lo ha segnato per sempre. Allora, molti dicono la maledizione del corvo, perché era fondato, il film era fondato su un fumetto che aveva un'ispirazione tragica. Ridicolo. Uno, perché in quel caso il morto non era lui, ma era lei, nel senso che purtroppo la fidanzata di James O'Barr è stata investita e uccisa da un autista ubriaco e quindi è morta lei. Ma lui non è morto, fortunatamente è ancora vivo, è sposato, ha i figli. Per cui lasciamo perdere queste leggende metropolitane, perché bisogna andare proprio per, come dice, per esclusione in questo caso. Allora, un'altra cosa, vi dicono, il set del corvo si respirava quest'aria che qualcosa di terribile dovesse accadere, perché già i primi giorni, quando abbiamo girato il film, in realtà si sentiva che il set era maledetto. Niente di tutto questo, e vi spiego perché. Perché il vero fumetto di James O'Barr era ambientato a Detroit, non a Wilmington, in North Carolina. Inoltre, cosa fanno? Non solo lo girano scusate, Wilmington, in North Carolina, ma decidono addirittura di farlo girare in pieno inverno, quindi con temperature glaciali, a un Brandon Lee che era costretto a girare il film sempre spogliato e addirittura spesso infradiciato di acqua, a degli orari pazzeschi perché iniziavano alle 4 di mattina, e era molto diverso fosse stato girato a Detroit o magari a Los Angeles, da qualche altra parte. Ma sapete perché l'avevano girato là? L'avevano girato là, dicono. Allora, innanzitutto perché in North Carolina, Wilmington, le tasse sono più basse. Due, perché anche le regole, ci sono meno regole sulla sicurezza al lavoro, cioè fanno meno controlli sulla sicurezza delle persone al lavoro. Per cui hanno deciso di girarlo lì. Bella premessa. Detto questo, era già stata una cosa, diciamo, combinata. Detto questo, quindi quando vi dicono, abbiamo iniziato a girare, è arrivato un uragano che ha spazzato via tutto il set, ma quella non è una
maledizioni, è una spiegazione scientificamente provata. Cioè, volevo dire, la spiegazione è che in pieno inverno, in North Carolina, a Wilmington, gli uragani sono ultrafrequenti. Quindi alla faccia della maledizione, cioè, volevo dire, è come se io decido di girare un film che dovrei girare in California, lo stato del sole, me lo vado a girare in Alaska, poi dico, oh, prendo la polmonite e c'è la maledizione. No, se vado sotto zero e tanto altro. Poi, come vi ho detto, c'erano meno controlli sul lavoro, tutto quanto, e quindi non c'erano neanche delle cose a norma. E ve le faccio subito vedere nei video, perché questa la mia vuole essere solamente un'introduzione per farvi capire meglio. Poi, finalmente l'ultimo pezzo per chiudere il puzzle e risolvere l'omicidio di Brandon Lee. Allora, quindi non c'entra niente la maledizione del corvo. Allora, sentite questa. Quello che è accaduto sul set del corvo, oltre al fatto di quello che è successo a Brandon Lee, anche le condizioni per cui hanno girato il film, quindi anche se la pistola è stata proprio, i testimoni hanno detto che non c'erano proprio controlli assolutamente. Visto che la pistola era stata messa in bella mostra e conteneva almeno una pallottola carica, non vi bevete la storia della cartuccia, perché loro non avevano tempo. Allora, sai, avevano preso delle vere cartucce, levato la polvere da sparo e una non era stata pulita bene, quella ha provocato la morte di Brandon Lee. Ora, a un dilettante la puoi far bere, ma mica alla polizia, che ovviamente vi farò vedere come mai. Allora, la pistola in bella mostra, tra l'altro destinata solo a colpire Brandon Lee, perché il corvo è pieno di sparatorie, dice sono stati sparati a salve. Anche Brandon Lee fu sparato, dice, almeno 80 volte, se non 100. Anche altri attori dice che si sono volati 800 pallottole a salve come niente. Per cui quella pistola era destinata a Brandon Lee proprio per ucciderlo. E chiunque in un attimo poteva prendere la pistola, levare la cartuccia più a salve e metterci una vera pallottola, un proiettile carico. Allora, esclusa la maledizione ovviamente del corvo, c'è anche queste fantasiose, la maledizione cinese, perché siccome il padre, Bruce Lee, era morto e anche lui è stato ammazzato al 100%, e a questo proposito, vi voglio dare una notizia ufficiale che mi ha veramente riempita di gioia. Ufficialmente è stato riaperto il caso della morte di Bruce Lee come omicidio. La notizia è ufficiale ed è stato fatto riaprire da un membro della famiglia Lee. E non ve lo dico perché ve lo diranno i filmati, voglio lasciarvi la sorpresa. Quindi capite che ovviamente riaprono il caso di Bruce Lee, che aveva anche quelli sicuri, due edemi cerebrali alla testa, figuriamoci Brandon Lee. Allora, per chi anche fosse interessato a sapere tutto, ma proprio tutto, sull'omicidio di Bruce Lee, vi consiglio di vedere il mio documentario, circa 2 ore, così, in cui vi viene spiegato in ogni dettaglio come è stato ucciso Bruce Lee. Quindi nel mio canale trovate Bruce Lee, morte fu un omicidio. Ecco, se siete interessati potete vederlo. Tanto è tutto gratuito, tranquilli. Allora, maledizione cinese esclusa. Escludere, come vi ho detto, l'incidente, l'omicidio colposo. Ecco, all'inizio io vi posso dire, quando ho iniziato a fare il primo documentario, ero profondamente disgustata dal comportamento della madre
Linda Caldwell e della fidanzata prossima alle nozze, perché Brandon Lee è morto il 31 marzo del 1993 e si doveva sposare il 17 di aprile 1993, aveva già fissato tutto, le nozze in Messico. Per cui capite bene che all'inizio si parlava di negligenza. Allora, la negligenza si chiama in atti giudiziari, viene punita dicendo omicidio colposo, ovvero non intenzionale. E io mi ero profondamente incazzata, scusate la parola, ma ci va così, perché siccome ci dovevano essere sette persone che dovevano andare a processo, e ripeto, non è detto fossero colpevoli, ma il processo era stato stabilito che si doveva fare, questo processo. Per negligenza, omicidio colposo, che la madre inizialmente aveva denunciato, io credevo fossero sette persone, ma le ultime notizie dalle mie fonti al 100% sicure, mi hanno detto che erano 13 le persone che dovevano andare a processo per omicidio colposo. Poi potevano essere benissimo assolte e tutto quanto. Invece, cosa successe? Le indagini furono fermate da queste donne, furono fermate dalla madre di Brandon Lee, Linda Caldwell, e dalla fidanzata futura sposa Eliza Hatton, con un accordo extragiudiziario in cambio di la madre in cambio di 3 milioni di dollari. La fidanzata non ha voluto far sapere quanto, ma si trattava di, mi hanno detto, tantissimi, tantissimi soldi. E le fonti sono ufficiali perché è stata la stessa Crow Vision a dire: guardate, anche la fidanzata è stata risarcita con dei soldi da fare la bella vita a vita. Ecco, allora io non capisco la fidanzata perché come? Ti devi stare per sposare con Brandon Lee? Ti vieni ammazzato davanti agli occhi, anche fosse stata per negligenza, e te ti prendi i soldi e chi se ne frega di non mandare quelli lì a processo. Ma la cosa che mi aveva scioccato di più era la madre. Ma come? Ma come? La madre si fa comprare per 3 milioni di dollari? Cioè, io vi dico la verità, anche fosse stato, che non è omicidio colposo, a me neanche se mi davano 1 miliardo di dollari, avrei mai scambiato la vita di Brandon Lee, fossi stata la madre, la fidanzata, chi ti pare, col dargli giustizia. Oggi sono contenta, perché se si fosse tenuto quel processo, probabilmente queste persone andavano magari in galera per, normalmente l'omicidio colposo si va dai 4 anni ai 10 anni di galera, e il caso di Brandon Lee veniva archiviato come omicidio colposo. Bene che non sia accaduto, perché in realtà si riaprirà come, non solo come negligenza, omicidio colposo, ma omicidio volontario e premeditato. Guardate, sono allibita. Allora, quindi, escludere l'incidente, escludere la mafia cinese. Scusate, perché qui un altro errore, perché non sono arrivati a capire. Bene, l'omicidio di Brandon Lee è che inizialmente hanno collegato la morte di Bruce Lee, avvenuta nel 1973 a Hong Kong, con la morte di Brandon Lee, del figlio, che è morto nel 1993 a Wilmington. Non c'entra niente, questo è un po' depistato perché, come saprete, e vi potete guardare il documentario, allora l'omicidio di Bruce Lee fu molto complesso, per cui ci furono vari fattori, cioè ci fu chi ci doveva guadagnare, c'era un amante, c'erano anche però, no, più che la mafia, c'erano di mezzo che hanno aiutato sicuramente le triadi. Le triadi è mafia cinese, però è una mafia di Hong Kong a cui Bruce Lee aveva fatto lo sgarro di non pagare il pizzo. Ma questo non c'entra niente con Brandon Lee. Quindi, esclude la maledizione della famiglia Lee, qui la maledizione non c'entra niente, c'entrano gli omicidi, perché in entrambi i casi sono stati assassinati volontariamente. E tutti e due, ecco,
Allora, assolutamente no. Questo perché, a quanto ho capito, il fratello di Bruce Lee, lo zio Brand, non so se era morto di qualcosa, non so se è una malattia, non so, aveva avuto. Allora dicono: ah, la maledizione della famiglia Lee. Escludete anche quella. Poi, escludere gli Illuminati. Scusatemi, eh. Questa è la cosa più ridicola che io abbia mai sentito dire. Cioè, che dicono gli Illuminati. No, in questo caso lasciate perdere perché questa è la tesi più ridicola in questo caso e fantasiosa. Invece, la realtà è che è stato omicidio volontario premeditato e quindi Brandon Lee, dopo 31 anni, deve avere giustizia. Poi possono fare tutti i remake che vogliono. Assolutamente, io dico che. Vedendo chi li farà, si sciupano la loro immagine, diciamo così, perché se paragonati a Brandon Lee, diciamo, ci sfigurano molto. Allora, una notizia nuovissima, e poi vi faccio vedere i video, perché voglio proprio raccontarvela tramite dei rarissimi, e ringrazio l'estero perché questi video e documenti rarissimi mi vengono ovviamente, come sempre, dall'estero. E ringrazio perché c'è anche una nuova notizia che ho saputo, è che quando vi ho detto che vi ho fatto vedere la scena in cui Brandon Lee viene sparato a morte, ma subito dopo la tagliano. Poi, quando io l'avevo vista nel VHS, quella scena c'era, ma era una scena che non te ne accorgi. Poi nel VHS, nel DVD, l'hanno levata. Vi posso dire però che subito la scena si interrompe perché il nastro è stato strappato. E io dicevo grazie. Allora, se la polizia aveva la prova, che vedeva tutto il filmato, non solo Brandon Lee che si accascia, ma anche il dopo, avrebbero capito una cosa. Non è andata così. Guardate, ve lo dico. Che sono, non so se sono l'unica in Italia, penso di avere davvero l'esclusiva, perché è una notizia arrivata veramente. Se non ho l'esclusiva, sono tra le rarissime a dirvelo, però potrei anche essere la prima, e non solo in Italia. L'hanno tagliato per un motivo. Vi hanno detto anche il regista Alex Proyas, quando Brandon Lee è stato sparato all'addome, e che succede? Lui, non ci siamo accorti. Perché lui nella scena doveva cadere in avanti, invece è caduto all'indietro. E noi abbiamo subito pensato che lui stesse scherzando, che giocasse a fare il morto. Voglio precisare che non era nella indole di Brandon Lee, perché Brandon Lee non scherzava, seriamente, lui non scherzava. E vi posso dire che Brandon Lee. Non è un tipo giocherellone in questo senso, è sulle morti. Detto questo, non è andata così. Comunque, la scena dove lui è stato sparato a morte, ve la ripropongo per chi non l'avesse vista. Quando lui viene sparato all'addome, lui inizialmente si china per andare in avanti, come era previsto dal copione, ma prima di cascare all'indietro, sapete che lui cosa comincia a dire? E questo è uno scandalo! Vi dicono che appena lui è sparato, casca all'indietro invece che in avanti, perde i sensi e tutti credono che forse sta scherzando. No, c'è di peggio. Brandon Lee che cosa fa? In avanti, cosa fa? Prima di cadere indietro, come viene colpito, non è vero che cade subito in uno stato di incoscienza. Immediatamente lui dice: I'm hurted, I'm hurted, I'm hurted, che vuol dire sono stato ferito, sono stato ferito, sono stato ferito mentre si accasciava all'indietro. Oh, ma che ci prendono per i fondelli? Ecco perché è stato strappato il nastro e perché lì hanno perso tempo. Dicendo, oh, come sta recitando, ma guarda che burlone che Brandon Lee oggi. Se vi facessero vedere il vero video che è stato strappato, dove Brandon Lee non era affatto incosciente,
Ma ha detto subito, I'm hearted, cascava all'indietro. Te immediatamente capivi che non stava scherzando. Infatti la prima comunque a essersi resa conto, almeno questo, che dice, il regista gli ha detto, sul set calò un silenzio di tomba. Niente di meno vero, perché poi questo, ho delle fonti di gente che c'era nella scena. Ecco perché ve lo dico. Gente sicura 100%. No! Lui, quando viene sparato lì, invece di fare la scena come la doveva girare, e vi posso dire che era il 31 marzo 1993 a mezzanotte e mezzo circa, lui fa proprio un segno, come dire, I'm hearted, sono ferito, sono stato ferito, sono stato ferito, era ancora cosciente. Per cui tu vedi il sangue. Tu vedi tutto l'insieme e stai a dire, oh, che bella storiellina, per perdere tempo. Questo è ovvio, eh. Hanno veramente perso tempo. Detto questo, poi, vi voglio escludere anche la mafia cinese per, nel caso vi dicono perché Bruce Lee, e qui si sta parlando di Bruce Lee, aveva rivelato i segreti delle arti marziali cinesi e la doveva pagare, e Brandon Lee doveva fare lo stesso. Ma che? Pensate che Brandon Lee, poco prima di morire, il 30 sera, ha chiamato la madre Linda Cadwell al telefono, dicendo che era felicissimo perché mancava pochissimo alla fine del film, che il film si sarebbe concluso massimo 8 giorni dopo, massimo l'8 di aprile, e dopo lui non vedeva l'ora di convolare a nozze in Messico con la sua amatissima Eliza Hutton, da cui voleva anche subito avere un figlio. E gli dice, mamma, finalmente questo film mi ha dato la possibilità di esprimere non solo le mie abilità come nelle arti marziali o la mia prestanza fisica nelle scene d'azione, ma io voglio diventare un attore che venga preso sul serio, non bollato come un attore. Bollato come un attore bravissimo nelle arti marziali, magari poteva anche superare il padre Bruce Lee, bravissimo nella sua prestanza fisica, nelle sue piroette, però poi non sono una faccia brava a recitare. No! Lui, pensate, che aveva già detto alla madre di avere in programma, appena tornato dalla luna di miele, un film, e già nel corvo si era visto, quindi io ribatto sempre che dovrebbe avere un Oscar post mortem, perché nessuno poteva recitare la vendetta tremenda da Oscar, dai. Ho visto dare Oscar per meno, ecco. Allora lui dice: voglio diventare un attore drammatico, essere preso sul serio come attore. Ed era molto infastidito che lo chiamassero, che lo avessero ormai etichettato a Brandon Lee, il figlio del mitico, della leggenda Bruce Lee. No, io voglio essere, diceva, Brandon e basta. E anzi, voleva lasciare le arti marziali. Per cui, davvero, cosa c'entra la mafia cinese, tutte queste cretinate che vi hanno veramente detto? Poi, ovviamente, non potete non fare caso al fatto che lui sia morto quando aveva già fatto tutto il film. Ma chi se lo beve? Ma chi se lo beve che lui muore proprio a pochi giorni dalla fine delle riprese? Perché poi la scena che ha girato era neanche a metà film dove è stato ucciso. E perché gliel'hanno fatta girare alla fine del film e non all'inizio? E mi dicono, è perché Brandon Lee nella scena in cui purtroppo c'è stato quel tragico incidente in cui è morto, non doveva portare il trucco. Bugie! Perché Brandon è morto in una scena dove era truccatissimo. Quindi qua veramente è stato un omicidio ultra premeditato, ripeto, un bambino delle elementari ci arriva, eh. Una cosa da dire, l'ospedale ha fatto tutto il possibile. Gli unici davvero che... Eccoci qua davanti al mio personal computer. Come sapete, tutti questi video rarissimi, documenti, tutto quello che vedrete è come sempre in inglese, ma tranquilli che come sempre vi traduco tutto.
non sono l'unica a essere di quelle che si interessa a tutti questi insabbiamenti, ecco, sugli omicidi insabbiati, ma tantissime altre persone alla luce di queste nuove scoperte. Tra cui parto subito con Kanye West e molti altri. Vado subito. Compra una. Martial artist and movie star who died in 1973 at the age of 32. His son, Brandon Lee, also an actor and martial artist, E qui ti dice che era morto nel 1973 Bruce Lee per l'edema cerebrale. Entrambi impegnati nel set, va bene che Bruce Lee. However, some people, including Kanye West and other celebrities, believe that both Bruce Lee and Brandon Lee were murdered. Ecco, Kanye West made Kanye West, che poi vi traduco. He said that he had studied Bruce Lee's life and death and concluded that Lee was assassinated by the Chinese government because of his influence on the world. West claimed that Lee was a threat to the status quo and the establishment, and that his death was made to look like an accident. West also said that he believed Brandon Lee was killed because of his father's legacy and the need to silence his family. While some may dismiss West's Allora, claims as vi unfounded traduco conspiracy theories, subito, he is not the only ovviamente celebrity who is. perché quando vanno ve veloci, se no è un problema. Allora, vi dico subito che Kanye West ha detto chiaramente che tra questi che non credono, perché dicono, ah, la versione ufficiale, Bruce Lee è morto per edema cerebrale, mentre Brandon Lee per un tragico incidente sul set in cui non era stata ripulita bene la pistola e quindi c'era rimasta questa cartuccia che doveva essere del tutto privata della polvere da sparo, mentre rimase, non era stata ripulita bene e quello poi quando è stato sparato durante il set è risultato il colpo fatale perché poi, come vi ho detto e non mi ripeto, Brandon Lee morirà 12 ore dopo dallo sparo, do dopo 6 ore di sotto i ferri per operazione chirurgica in cui i medici hanno fatto tutto il possibile e poi dopo lui si è spento il 31 marzo 1993 intorno all'una e tre, una e quattro del pomeriggio. Ma molti non credono, questa è la versione ufficiale, ma chi se la beve se uno va a vedere poi le indagini? Allora, vi ripeto. Secondo Kanye West, Bruce Lee è stato ucciso perché dava noia, è stato ucciso dal governo cinese. Non è così. Ve lo dico perché se volete veramente sapere di tutto e di più, perché l'omicidio di Bruce Lee è molto... l'ho risolto bene anche quello, Vi devo dire che in meno di 2 ore di documentario, se siete interessati a sapere come è morto Bruce Lee... c'è sempre sul mio canale YouTube, ovviamente tutto gratuito, Bruce Lee morte fu omicidio. E così in meno di 2 ore vi vedete di tutto e di più. Vi posso dire che ci sono state più persone che hanno contribuito. Ecco, non il governo. Al governo non stava simpatico, semmai lui, vi posso solo dire questo, per il resto se vi interessa guardate il mio documentario, sicuramente le triadi, che era un tipo di mafia cinese presente a Hong Kong, lui non gli pagava il pizzo, insomma gli aveva fatto, non era uno che si piegava facilmente, quindi hanno contribuito a aiutare diciamo al suo omicidio e poi al suo insabbiamento. Ma nel caso di Brandon Lee, seguitemi perché poi arriveremo all'ultimo pezzo del puzzle per risolvere anche il suo omicidio. Vado avanti. Vado subito avanti. Allora, cerco di fare il prima possibile. Eccoci qua.
Eccoci qua, bellissimo Bruce Lee. Andiamo. Has spoken out about the Lee family's tragedy. In fact, many people have raised questions and doubts about the official stories surrounding Bruce Lee's Dice che miraculous molti non death. ci credono Some have pointed out a questa inconsistencies in the autopsy storia, reports, anche eyewitness perché accounts, nella and the handling stessa of crime autopsia scenes. ci sono Others have doubted delle possible motives of suspects contraddizioni involved in super alleged murders. One of the most evidenti. vocal critics of the official narrative is Matthew Tra Palmer, questi an author c'è who wrote a questo biography of personaggio Bruce Lee molto titled Bruce importante, Lee, Matthew A Life and Death, in his Paul. book. Matthew Paul, che vi dirà la sua teoria, che lui ovviamente non credono, ma molte star, ma chi ha un po' di cervello, dai, non si deve credere a tutte le cose ufficiali che ci vengono a raccontare, ecco. Ma non perché uno deve essere amante, non si tratta di essere amanti della cospirazione, perché poi, come vi ho spiegato, la parola cospirazione in inglese ha un altro significato rispetto a quello italiano. E sentite cosa dice a proposito Matthew Pauli, ma anche tanti altri su Brandon Lee. Arrivo immediatamente. Ci sono subito, sapete che questi sono tutti i file che mi arrivano, per cui ora vado immediatamente. Sentite cosa dice non solo Matthew Paul, ma anche altre star. Suggests that Brandon Lee's death was not a freak accident, but a premeditated Neanche act di of lui sabotage by dice è someone who had stato un access to the top incidente, ma è documents. stato un omicidio Paul visited the premeditato di remains of Paul qualcuno che Williams aveva to study the evidence available, and he accesso presents a alla compelling case for pistola Williams. e l'ha Deputy Chairman caricata Paul Blunden. con, Several other celebrities have expressed skepticism about the official delle explanation for the deaths of autentiche Bruce Lee and Brandon pallottole Lee. e non con One notable quelle figure is James Coburn, an actor and e non martial con artist quelle who a was a close friend and salve, student of Bruce Lee. come Coburn vi ho reportedly conducted. appena fatto vedere. Dice che aveva accesso. È stato un omicidio premeditato, questo è ovvio perché come vi ho raccontato nei precedenti documentari su Brandon Lee, se volete sapere tutto, come vi ho detto, ci sono tre puntate che si intitolano Who Killed Brandon Lee e lì sapete di tutto e di più e non mi voglio ripetere per chi mi ha già vista. Chi non mi ha già visto in quelle puntate si può riguardare tutti gli approfondimenti. Io ora devo arrivare alla chiave per arrivare a risolvere l'omicidio di Brandon. Allora, Matthew Paul ha detto che ovviamente è stato un omicidio premeditato perché quella pistola posta lì, incustodita, che era destinata solamente a Brandon Lee, è un omicidio premeditato, questo è poco ma sicuro. Ed è la stessa opinione, che non è stato sicuramente un tragico incidente, sono anche i mitici Jackie Chan e Dolph Lundgren, come avete visto, penso, artisti molto amati da voi. Io ho visto tutti i loro film, sinceramente, da Jackie Chan a Dolph, cioè, veramente. E ora sentite, questa è una novità, eh? È una novità che alla fine le acque si stanno smuovendo davvero, ecco, perché un membro della famiglia, come vi ho detto anche prima, intende, no, no, stavolta basta, il caso va riaperto e sono molto contenta che sia lei, perché come ho detto, come vi ho detto, la cosa che mi rimaneva scioccata era la famiglia di Bruce e di Brandon Lee. Meno male che una persona non ha intascato i soldi, se non quelli dell'eredità che gli spettava. E guardate di chi sto parlando della bellissima sorella di Brandon Lee, Shannon Lee, figlia di Bruce Lee e Linda Caldwell. Sentite la novità che è meravigliosa. Lee's daughter. Shannon has been a vocal advocate for her father's legacy and has criticized the media and the entertainment industry for perpetuating myths and stereotypes about him. Shannon has also called for a fresh investigation into her father's death, citing new evidence and witness testimony that challenged the official cause of death. Overall,
It is clear that the deaths of Bruce Lee and Brandon Lee eccoci qua. Shannon Lee alla luce, perché lei ovviamente, come vi ho detto, quando morì Bruce Lee era piccolo Brandon Lee che aveva 8 anni, Shannon era più giovane, per cui era una bambina, non ha avuto neanche tempo di affezionarsi al padre. Di Brandon Lee lei era in un periodo, insomma, un pochino vulnerabile, ma che ne sapeva, erano altri tempi, era il 93. Le donne che io non ho digerito sono la madre Linda Caldwell e Eliza Hutton, per i motivi che vi ho elencato. Forse è stato meglio così, perché in realtà poi l'omicidio è premeditato e volontario. Però, insomma, non è che ho una grande ammirazione. Mentre Shannon Lee, sì, ha detto, ha pubblicato, prima cosa, lei è stata sempre... Lei ha l'eredità del padre che gli spetta, ma è sempre stata una che ci ha voluto vedere chiaro. E alla luce delle nuove prove, sapete che cosa ha fatto? Ha ufficialmente riaperto il caso della morte di Bruce Lee! Finalmente! Del padre Bruce Lee! E quindi di conseguenza vedrete che riapre anche quello di Brandon Lee. Dai che quest'anno si risolvono tutti i misteri di queste star ammazzate in maniera veramente, veramente indecente. E questa è una notizia positiva che mi è arrivata. Guardate, sono contentissima, contentissima. Wednesday afternoon, Brandon Lee was pronounced dead. The autopsy revealed some shocking information. Ecco, quando lui è morto, subito la stampa rivela una scioccante curiosità. Cioè, che è stata trovata una pallottola nel corpo di Brandon Lee. E sentite che cosa dice questo esperto di armi, Dice che Brandon Lee è stato ucciso da un proiettile di una Magnum 44. Non è possibile, questo avrà da incidente. Vi voglio proprio far rivedere le parole, vi metto i sottotitoli perché le potete vedere, capito? Se non mi tocca stoppare in continuo per tradurli. Allora, questo esperto di armi vi dice, già l'autopsia quando è arrivata la stampa ha detto è stato trovato un proiettile in Brandon Lee. Come un proiettile? Cioè, una pallottola vera e non finta? Ma sto scherzando. Poi dopo ti spiega perché non era un'imperizia, era impossibile, ve lo dice un esperto d'armi che ha lavorato, quindi si intende del suo lavoro. Vado immediatamente, His father trained Bruce Lee back in the 60s. He says some in the martial arts world believe that Brandon Lee was murdered. Brandon Lee fu ucciso da un proiettile, da una Magnum calibro 74, e questo va da incidente a omicidio. E guardate, già si parlava di omicidio, già all'epoca, non è che dopo ora sembra che tutti si siano rincitrulliti, scusate il termine. E ora vi vado subito a un personaggio che ora lo rivedrete con diversi anni in più, un personaggio con 31 anni di meno, che è il mitico, vi faccio vedere il funerale, un pezzettino del funerale di Brandon Lee, e cosa diceva già all'epoca il mitico, all'epoca giovane Steven Seagal. Non se l'era mai bevuta. Vi vado subito a far vedere questo, perché poi è molto molto importante. E allora qui eravamo alla cerimonia privata del funerale di Brandon Lee. E ovviamente le persone meno informate ti dicono questo, poi arriva Steven Seagal. Ora all'epoca potreste dire, oh, era fissato, ora non più. Sentite cosa dicevano.
Questa dice un terribile incidente è accaduto nel set. Eccolo qua! È terribile, c'è qualcosa che... Avete sentito cosa ha detto Steven Seagal? Ma è qualcosa di terribile, perché qui si passa. Lui ve lo dice chiaramente. O qui lui è stato volutamente ucciso, o si tratta di un'enorme negligenza. E l'enorme negligenza sarebbe stato l'omicidio colposo. Non è che era una cosa così. Sentite poi che tutti vi dicevano, ma c'erano tutte le sicurezze, era sicuro il set. Sentite cosa dice il testimone, che ovviamente per ragioni aveva paura di essere ammazzato, si fa intervistare oscurato. Ma quello che dice è importantissimo. Vado immediatamente, il testimone osculato, sentite cosa dice. Le condizioni nel set del Corvo hanno contribuito estreme ore, 18 ore di fila, 90, 100 ore, 6 giorni a settimana. Pensate che ci sia stato troppo lavoro che abbia causato questo incidente? Le precauzioni non erano proprio prese. E no, quel ragazzo vi dice proprio che no, non è stata presa nessuna precauzione, non c'era nulla proprio di sicuro, erano tutti stanchi morti e che la negligenza era sicura e quindi qualcosa di bruttissimo poteva benissimo accadere, come vi ho fatto vedere in questo... Ecco, dice, poteva essere meglio con un altro management, perché i sistemi di sicurezza non furono affatto presi. E questo vi dice il testimone oscurato. E ora voglio avvisare il pubblico. Allora, il video che vi sto per trasmettere è il rarissimo video, io ce l'ho, in cui veramente Brandon Lee fu sparato a morte. Lui morirà 12 ore dopo in ospedale, ma si vede il momento in cui è stato colpito. Ovviamente, come vi ho detto, vi hanno mentito, non è stata la prima scena in cui lui trova la fidanzata aggredita, vi hanno detto di tutti i colori. Vi posso dire che questa è la vera scena, quindi attenzione, il contenuto è veramente forte. Quindi parto, Attenzione, perché questa è la vera scena nel Corvo, che nel VHS c'era, poi l'hanno levata, e questa è la scena in cui Brandon Lee è veramente morto. Parto, Siete pronti? Sapete, vi ho avvisati, se non la volete vedere, saltate, ecco. Altrimenti guardate. Ovviamente chi ce l'aveva in VHS l'avete vista e neanche sapevate chi era questa. Ma non è quella che vi aspettavate. Chi ha visto ovviamente la terza puntata l'ha già visto. Michael Massi. Lui gli dice, ma te sei veramente messo male, hai bisogno di un aiuto professionale. Ecco, siate pronti, perché questi sono altri due colpi. Il primo e ora il prossimo è letale, attenzione.
Allora, è incredibile che mentre Michael Massi, ovviamente ignaro, attore, che purtroppo è venuto a mancare per cancro allo stomaco, che poi si dice si fosse diffuso anche al cervello, nel 2016, a soli 64 anni. Però pensate che quando gli stava dicendo, ma non vuoi morire? Ora muori, devi morire fottutamente. Ecco, mentre stava dicendo quello, era ignaro che aveva appena sparato il colpo fatale a Brandon Lee. Allora, questa è la vera scena in cui è morto Brandon Lee. Avete visto la scena come si interrompe? Allora, quello che vi voglio dire in aggiunta è che ovviamente il resto del nastro è stato distrutto, anche perché, come vi ho rivelato prima, la scena lì per lì, non sapendo com'è, se te non lo sai non ti accorgi di nulla. Io vi posso dire che nella scena successiva che hanno tagliato, Brandon Lee, invece di cadere completamente in avanti, si accovaccia ma poi cade all'indietro. Ma non rimane, come vi hanno sempre detto, incosciente, ovvero lui non riprende più senso. Ecco, no, è questo lo scandalo, che quando lui cade all'indietro, immediatamente lui comincia a dire I'm hearted, I'm hearted, I'm hearted. Cioè, io sono stato ferito, sono stato ferito, sono stato ferito. E perché non lo hanno soccorso subito? Quindi, non è da dire che calò, come vi hanno detto, la ricostruzione anche del regista, calò un silenzio di tomba. Alcuni ci si credeva che scherzasse. No, no. Lui l'ha detto chiaramente, Brandon Lee ha detto I'm hearted. I'm hearted, I'm hearted, almeno 3 volte. E questo io lo so sicuramente, vi posso dire perché lo sapete, io ho le mie fonti sicure al 100%. Dopo, ovviamente, hanno perso tempo nel soccorrerlo, per forza, perché lo dovevano ammazzare. Detto questo, avete visto qual è la scena incriminata? Ecco, avete visto. Però Brandon Lee non è che cade, sospiro e non parlo più, subito avvertì che era stato ferito e questo per me è uno scandalo. E ora, almeno avete visto per chi si era perso quella puntata, ripeto, non fa effetto perché non te ne accorgi, però in realtà hanno tagliato il seguito, eh. Se no si sentivano dire che quelli stavano immobili e quello diceva I'm hearted, I'm hearted. L'unica che si è precipitata a soccorrerlo, la prima, è stata la fidanzata Eliza Hatton, che era lì nella scena. Ecco, gli altri sono stati a cincischiare. Guardate. Ecco, cosa poi ha portato, chi poteva voler morto Brandon Lee? E c'erano dei motivi. Andiamo. Conditions on the set of The Crow were terrible. Lee reported to Allora, Fox for John PBS while filming, Polito, caused the dark table allora, for them to Brandon emerge mostly Lee filmed at era night in North dimagrito Carolina's freezing winter 20 kg. conditions. Lee was constantly Ecco. getting drenched in water and filming was constantly interrupted to fix his makeup. Lee reportedly filed a formal complaint against production conditions mere days before his death. In fact, things were so rough that his manager called producers in a rage, accusing them of trying to kill Lee. No, è una cosa terribile. Ora vi faccio rivedere per bene, così lo capite quando lo rivedete. Allora, la star, anche lui, purtroppo mi dispiace per l'attore Joe Polito, scomparso anche lui per il cancro, sempre nel 2016 a soli 65 anni. Qui vi dicono che. Le condizioni, il stesso Gio Polito, le condizioni di lavoro non erano possibili, proprio perché era girato, il fumetto doveva essere girato, era girato a Detroit, mentre qui l'hanno voluto girare a Wilmington, in North Carolina, in pieno inverno. Brandon Lee era sempre spogliato e infradiciato d'acqua, quindi si ammalava spesso. Inoltre facevano dei lavori da schiavi.
Allora, comunque, Brandon Lee si sorrideva, ma in realtà aveva già preparato una denuncia formale per denunciare la produzione per maltrattamento di tutti coloro, cioè di aver proprio violato il trattamento umano nei confronti dei propri, nei confronti degli attori che recitavano, nei confronti dei lavoratori, e c'aveva già la denuncia pronta. E il manager aveva anche chiamato la produzione dicendo che, ma qui voi, c'è questa cosa che voi state tentando di uccidere Brandon Lee. E dopo 2 o 3 giorni da questo, Brandon Lee muore. Cioè, veramente, veramente, volevo dire, se questo non era un omicidio all'occhio di tutto, c'è stato un bel insabbiamento e che cavolo. Qui ci arrivava anche uno scemo, ma c'erano arrivati, ma l'avevano insabbiato. Che cavolo, ora ve lo faccio rivedere per bene. Scusatemi, ma non essendo in italiano, so che può fare fatica per molti di voi. According to co-star John Polito, conditions on the set of Secondo Power were terrible. Giopolito, le Lee condizioni di reportedly lost 20 lavoro, pounds lui by aveva April. perso Plus, The Dark Tale of 20 kg, Revenge Brandon Murder was Lee. mostly E filmed in North poi Carolina in questo freezing film winter era girato conditions. in North Lee was Carolina, constantly inverno, in entrenched in water, and condizioni filming was constantly gelide. Lui tutto il interrupted to tempo fix his firmava makeup. nudo Lee e reportedly sempre filed a formal infradiciato di complaint against acqua. production conditions mere days before his death. E le The condizioni tactics erano were so inumane. rough that his Infatti, manager il called manager producers in a aveva rage, chiamato la accusing them of produzione trying con to kill rabbia, Lee. Which is ironic, accusandoli. Leggete bene questo, during this dai, ci arrivate anche, eh? constantly getting drenched in water and filming was constantly interrupted to fix his makeup. Lee reportedly filed a formal complaint Ecco, against lì aveva production già conditions mere preparato days una before his death. denuncia contro la The tactics were produzione. so rough that his Infatti, manager il called manager aveva producers in a chiamato la rage of produzione in accusing them rabbia, of trying to accusandoli kill Lee, di which is provare a ironic, in all honesty. uccidere During the Brandon scene in which Jared Lee. E Draper. poi è morto davvero. Ma stiamo scherzando. Inoltre, in questa scena lui si era ferito. E vi dico Crashes quale. through the glass door of a pawn shop. Lee was cut badly by the prop glass, prompting Polito to express Allora, concern about il all the vetro della physical risks vetrina, his quando son was lui taking, all sorts of onset aggredisce injuries to Joe rectum. Polito nel Speaking to Inside film, Edition in 1993, an anonymous quando lui crew member rompe stopped quella just ve quel short of saying the shoot was vetro, haunted. che sfonda la vetrina, in cui aggredisce Joe Polito. In realtà il vetro non era norma e causò molte ferite a Brandon Lee, che ci scherzò, che disse: ah, meno male, ma non era norma neanche il vetro. E anche quello, dice, doveva essere un campanello d'allarme, perché di fatto il vetro doveva essere rotto proprio da Brandon Lee, per cui si poteva trafiggere con una scheggia e morire. Ok, allora, prima di andare avanti, avrete capito che Brandon Lee, nonostante scherzasse con la produzione, lo vedevate sorridente, non era contento affatto, in quanto aveva già compilato una denuncia formale per il maltrattamento dei lavoratori e anche delle sue condizioni alla produzione. Per cui la produzione in realtà lo sapeva. Poi il risvolto, vi posso dire che l'ultimo pezzo del puzzle, ovviamente alla fine, però vi posso dire che la produzione ne sarebbe uscito uno scandalo, ecco, e questo si chiama movente. Ecco, allora, e poi avete visto lo stesso, non a caso, il manager di Brandon Lee chiama con rabbia la produzione dicendo, accusandoli di stare tentando di uccidere Brandon Lee. E poi guardate, di fatto, pochi giorni dopo Brandon Lee muore, non certo per un incidente, basta. Quando in TV sento dire: è passato 31 anni dal tragico incidente che portò la via Brandon Lee. Ma quale incidente? E non fu nemmeno un omicidio colposo, ma fu un omicidio volontario premeditato. Ecco, io non ho paura di dirlo, ho le palle
palle di dirlo, ma non è perché chiacchiero, perché ho le prove concrete. Allora, qui vi dice cosa succede. La scena incriminata dove purtroppo Brandon Lee viene sparato con una ferita che poi si rivelerà mortale. Lui, come vi ho detto, morirà 12 ore dopo in ospedale. La scena è stata poi data da Michael Massey e quindi lui ci ha dichiarato tutte le bufale che ci hanno tirato per anni di qual era la scena che vi ho fatto vedere. Quindi proseguo, guardate anche questo. 31st, 1993, Brandon Lee was accidentally shot in the abdomen by co-star Michael Massey with an improperly loaded prop gun. They were filming the scene in which Eric Draven comes home to find his fiance being assaulted. The tip of a dummy bullet, a mock round used in... Allora, carissimi, nonostante che dite che è la prima scena, in realtà poi avete fatto vedere qual era la scena. Cioè, non era la prima scena... Perché poi vi hanno sempre detto la balla che era la prima scena perché lui non portava il trucco. No, no, lui è morto, cioè, quando è stato sparato lui era tutto truccato, per cui... Ora andiamo, vi faccio vedere per poi davvero entrare nel vivo vivo, nel, come si dice, nel vivo vivo dello scandalo. Andiamo. Liza Hutton were both in favor of director Alex Proyas. Certo, che dice che la famiglia è stata direttamente a pro del regista Alex Proyas nel finire il film Il Corvo. E il resto, tristemente, sia la madre Linda Cadwell che, eccoci qua, meravigliose, meravigliose. Ora, tra virgolette, sono contenta che sia andata così, visto che non era omicidio colposo. Detto questo, quando tutti non sapevano che cosa fare, dovevano andare a processo, qui ti dice 7 e ora vi aggiorno che erano in realtà 13 persone, per unintentional manslaughter, che vuol dire omicidio colposo, quindi omicidio non intenzionale, per negligenza. Poi la fidanzata, insistette Eliza Hutton particolarmente, qui ha fatto bene nel voler terminare il film, e ci credo, almeno che la fatica di Brandon non sia andata in vano. Però rimane che la madre, Linda Cadwell, aveva denunciato queste 13 persone per negligenza che avrebbe causato la morte di Brandon. Cosa succede? Tutto viene risolto con, come vi ho detto, un accordo extragiudiziario che suscitò anche il rimprovero del coroner, ovvero io ritiro la denuncia per questa negligenza, di poco conto, negligenza che è costata la vita a Brandon Lee a soli 28 anni, a 17 giorni dal suo imminente matrimonio, per cui queste cose sono inaccettabili. Accordo extragiudiziario, la mamma si prese 3 milioni di dollari, Eliza Hutton tantissimi soldi, non ha mai detto quanto, ma è la stessa Crovision a dire che gli ha dato tantissimi soldi, e si chiude la faccenda. Io mi sono incazzata parecchio. Ora meno, perché sapendo che in realtà non era il processo per Brandon, era per omicidio colposo, forse è stato bene che sia andata così, perché magari lo chiudevano, mentre ora può essere tranquillamente, non è archiviato, quindi è riaperto proprio per omicidio premeditato, Allora, ora andiamo. Si va, ho fatto sul serio anche finora, ma ora si va proprio all'ultimo pezzo poi del puzzle per capire chi ha ucciso Brandon Lee. Ecco, perché spesso dicono sì, è stato ammazzato. Sì, ma da chi? Non è che l'omicidio è la morte che si incarna da sola. Allora, aveva suscitato scalpore questa dichiarazione, poi ve ne faccio sentire un'altra più incisiva. Le dichiarazioni di Steven Seagal, il mitico Steven Seagal, che subito aveva fatto intendere che non era certo. Avete visto Steven Seagal giovanissimo al funerale di Brandon Lee nel 1993? Poi ritroviamo Steven Seagal qualche anno fa, Steven Seagal ora, quindi non è certo una persona che voleva fare all'inizio diceva oddio, o è una grossa negligenza, però penso che qualcuno, come vi ho fatto vedere, l'abbia voluto ammazzare. Poi aveva proprio ragioni, e c'è di più. Immediatamente
Sì, riparto da quello che ovviamente aveva sconvolto molti per poi farvi vedere di più che Steven Seagal vi rivela proprio come è stato l'omicidio. Dai. Allora, senza ma e senza sì, We see that he's dead, but the appena guy shot parte vi like a faccio gun at vedere him. immediatamente Pretty dead, he's dying. Steven Seagal. Vai, We see Steven. that he's dead, but the guy shot a blank gun at him. Quando gli hanno Could he sparato, be dead? He's io ho detto, dying. come potrebbe essere So ferito a morte? stupid. Oppure così, Because they knew he così, wanted to shoot him. They knew he gravemente. wanted a bullet in him. They said, that can't be. You're Come? crazy. Se trovi un You proiettile, la pallottola non può essere possibile. Mi hanno chiamato la mattina e mi hanno detto che c'era una pallottola dentro di lui. can go through the whole story. Io I can posso go anche through the whole andare story. dentro all'intera But the guy storia, who shot che him molte persone absolutely badly non is dead. sanno, ma da quando Brandon Lee morì non ho dormito per 3-4 notti di fila e mi ha fatto rivenire in mente certe cose. Ecco, certe cose che proseguo perché molti tendono a censurare alcune parti dell'intervista. I Steven can go through Seagal. the whole story on what Posso really andare happened. avanti per tutta la Could he storia, shot a blank gun at him? e quando lui è stato Could he be dead? sparato, He's io ho dying. detto, e lui We stava see that morendo, he's dying. We era see that he's veramente lying ferito about it. gravemente, e But hanno trovato un they said proiettile. that Ho, de he's ho detto, non può crazy. essere, Lost ma him. siete We see that he's dead. And I impazziti? said, why? They said, Perché? E loro hanno detto, But c'era una the death of pallottola. Brandon Lee shocked the world. The similarities between father and son's death caught people's attention and led to many theories as to what was responsible for the Ecco, death e qui of the hanno young and commesso rising star. l'errore However, molti, decades after the di associare la morte di Brandon Lee con quella del padre Bruce Lee, perché non sono collegate, ve lo dico subito. Allora, e qui andiamo. Steven Seagal veramente vi spiega il meccanismo, io poi vi traduco di come non è stato possibile che lui sia morto accidentalmente. Ovviamente cerco di tradurvi il più veloce possibile, in contemporanea, e altrimenti stoppo e vi dico tranquilli che non vi dovete perdere assolutamente niente. Andiamo. He served as a wake-up call for Hollywood, prompting a renewed focus on safety and the implementation of more stringent guidelines for the use of weapons on film and on TV. In a candid interview, actor Steven Seagal shared his thoughts on the tragedy, expressing initial disbelief upon learning that Lee had been fatally injured by a gun that was supposed to be firing blanks. Ecco, lui Seagal's dice pure skepticism che had no, stemmed from his no, ci extensive dovevano knowledge of essere le firearms and cartucce the a film industry safety salve. protocols, which had led him to E dice question the Brandon official narrative Lee, that tutti surrounded gli the dicono incident. grazie, Drawing from his contribuito own a cambiare il expertise, he protocollo nei confidently film, predicted a that a parte la thorough disgrazia investigation in would reveal the Rust. presence of a projectile or bullet in Lee's body, despite the widespread assumption that only blanks had been used on set. This assertion was initially Eccoci met di with nuovo Steven dismissal by authorities who Seagal, had deemed Seagal's theory implausible. che However, as the lui proprio dice investigation che non è progressed, possibile che sia Seagal's suspicions were un confirmed. incidente e i Authorities suoi later admitted sospetti to him sono that a bullet confermati had indeed essere been found veri. inside of Lee. Perché, come lui Seagal's aveva detto, revelations diceva, se hinted at a trovate deeper una understanding pallottola of the dentro il suo circumstances corpo, non surrounding è Lee's untimely possibile. death. And he alluded to possessing E insider poi knowledge of the allude true ad chain of avere la events that led to the conoscenza tragedy, di eventi che suggesting that molte the public persone non may not be aware of sanno the full story. e che lui This si è cryptic consapevole statement di added tutta an la air of storia, con mystery tutte to le the sue already perplexing incident, dichiarazioni, leaving many to aveva wonder subito about the all'inizio potential espresso per implications perplessità of Seagal's sull'incidente, insights. poi The invece profound impact of Lee's ha death on proprio Seagal approfondito che would be c'erano evident as delle he recounted the sleepless nights that he implicazioni. endured in the aftermath of the Lui ha incident. passato tantissime notti Often insonni when quando Brandon Brandon è dies like that, morto. Quando Brandon è morto non ho this dormito moment, per the 3 o 4 giorni loss of a young di and promising fila. actor under such shocking L'attore così circumstances promettente struck a morire in chord un with modo Seagal, così evoking memories of his own scioccante personal experiences. His è comments stato. shed light Ma on the lui beliefs ora vi surrounding parla Brandon che Lee's nella sua death, personale challenging the initial esperienza assumptions while raising questions about the true sequence of deve events. suscitare delle Defense domande, insider perché vi dice perspective che è and unwavering impossibile che conviction avvenga così nei regarding the set. presence of a bullet in Lee's body Ecco, added a quella brand new pallottola dimension nel to the corpo di ongoing Brandon Lee, discourse that impossibile che surrounded ci the incident. fosse.
As the public continues to grapple with the loss of a talented actor. Ecco, quindi mentre dice tutti continuano a dire questo incidente, lui dice importanti elementi per continuare le indagini. E lui ha avuto ragione. Perché ha trovato proprio delle discrepanze dalla ufficiale. Lui ha detto subito che trova delle discrepanze tra la versione ufficiale data da tutti e quella che poi è la realtà. Perché al di là di quello, perché molti confondono, di quello che è successo sul set di Rust con Alec Baldwin nel 2021, non c'entra niente, perché anche lì, io ve lo dico apertamente, io non indago il caso, però secondo me è stato anche lì fatto di proposito. Comunque, guardate tutti i film che ci sono le sparatorie e tutti, cioè, gli attori sarebbero tutti morti, ci credo che stanno pensando a rimpiazzarli con i robot. E sto facendo una battuta perché si parla anche di robot, e certo, fossero tutte pistole caricate, o che fosse, come tutti, dice, sono incidenti che capitano. Ma quanti ne sono capitati? Che fra un po' in tutto il cinema è capitato a Brandon Lee e a quelle povere persone sparate nel 2021. Per cui non è qualcosa che va oltre. Ma non è la semplice, perché molti dicono, vabbè, era la negligenza allora, no? No. Infatti, Steven Seagal vi dice no, c'è di più, è stato addirittura voluto. E ora vi torno indietro perché voglio proprio tradurvi alla lettera. E poi dice che i suoi sospetti, che tutti ci ridevano, sono risultati in realtà ora sempre più validi. E ora continuo. Pro investigation. In the pursuit of truth in the face of tragedy. Ecco. The interview with Steven Seagal provided a glimpse into his personal Steven Seagal ha trovato proprio la sua personale, trova proprio le discrepanze, come vi ho detto, tra quello che è successo e poi dice che dalla sua esperienza nell'industria del cinema e della produzione e delle armi può essere più la storia che... Guardate... Reclami. Arrivo subito, Oi. Quando fa così. Allora, lui ha una capacità nelle armi, ha una conoscenza delle armi e dell'industria del cinema così elevata che sa benissimo distinguere di tutte le discrepanze tra quella versione ufficiale. E lui dice che proprio, essendo la sua esperienza sia sulle armi, sia che ci può essere più nella storia di quello che pubblicamente gli vogliono rivelare, Steven Seagal ha la conoscenza che ovviamente anche dell'industria del cinema, e ha avuto ovviamente un impatto su tutti quelli che cercano la realtà sulla morte di Brandon Lee. And a renewed commitment to ensuring the safety and well-being of all those involved in the filmmaking process. Meanwhile, there are several theories on Brandon Lee's death, supported ecco, by people who, allora, Steven Seagal, ma voglio farvi vedere questa foto di Brandon Lee, è troppo bello. Cioè, io quando tutte le volte che vedo Brandon Lee rimango, cioè, senza fiato. Cioè, alcuni dicono, io non ci credo a questa teoria, è stato ucciso perché era troppo bello. Ma... sicuramente che era troppo bello, sì, ma guardate com'era. Questo era nel dietro le quinte. Avete visto com'era? Cioè, io tutte le volte rimango così. Non mi abito mai alla bellezza di Brandon Lee. Allora, diceva Steven Seagal che certo che anche il dire che c'era stata una negligenza
Che poi quelle due donne ovviamente si sono fatte pagare, quindi nessuno è andato a processo anche per negligenza. È dovuto al fatto che ovviamente la casa di produzione, proprio la produzione, la compagnia di produzione ha fatto di tutto per non essere denunciata, anche per negligenza. E quindi ovviamente tutti i soldi che quelle donne gli hanno chiesto, gli hanno dati. E inoltre, sì, c'è molto di peggio. Allora, ovviamente la scena che vi ho fatto vedere è l'ultima. Lì non è che Brandon Lee era stato ucciso lì, perché voglio ricordare che in quella scena non c'era Michael Massey. Io vi ho fatto vedere la scena dove è morto, purtroppo. Quella è una scena di lui che combatteva contro Top Dollar. Quando lo vedete così, lui era collassato, cioè Brandon Lee era collassato veramente, proprio perché i ritmi di lavoro dalle 4 di mattina alle 9 di sera, senza staccare, senza poco cibo, poco bere, e poi ve lo dico perché dicono che ormai si può dire, è un consumo, lui non voleva, cioè Brandon Lee era contrario alle droghe, però alla fine questi attori li avevano veramente intossicati tutti, cioè probabilmente Brandon Lee era stato anche forzato a prendere cocaina, ecco, e ci sono anche delle immagini di lui proprio che con la testa insomma vagava, dovevano interrompere, ma lì erano, se lui è riuscito a prenderla, se, io dico se, però lo dicono, l'avevano presa tutti, perché per reggere era impossibile i ritmi di lavoro, a quel freddo. E c'è di più. Allora, infatti Brandon Lee, anche se avesse preso la coca, se, e dico se, dopo lui nella denuncia formale ci metteva tutto, ecco perché era scomodo. Cioè, quando è morto, perché qualcuno si è infiltrato nella produzione, e vado avanti, non gli è parso il vero. Ecco. Allora. Vado. Tranquilli. Ecco. Instead of the typical prop guns and blanks, would suggest that somebody had deliberately introduced live rounds with the intention of causing harm. The fact that the gun had been used for target practice earlier in the day and the crew members reportedly took it offset. Avete sentito cosa è stato detto? Cioè, è stato proprio affermato da testimoni, eh? Ecco. Testimoni, come vi ho fatto vedere quello oscurato, ma anche altri, che in quella confusione c'era tutto il tempo, chiunque poteva entrare in quel set, chiunque poteva in un attimo, io vi parlo qualcuno di esperto che voleva proprio uccidere Brandon Lee, in un attimo sostituire le cartucce a salve con almeno una cartuccia vera, almeno, perché tanto quella pistola poi era destinata solo a sparare a Brandon Lee, quindi non ci sarebbero state vittime collaterali, che magari sarebbe stato ferito qualche altro attore. E proseguo, che dicono proprio che i membri della crew hanno dichiarato che la sicurezza in realtà era zero e chiunque poteva avere accesso alla pistola e sostituirla. Raises questions about who had access to the weapon. Allora la domanda è: chi aveva accesso alle armi vere di scena? Inoltre, perché dopo che a Brandon Lee è stato sparato, i soccorsi sono arrivati così tardi? Perché c'è stato un sabotaggio? È ovvio, è una copertura, in modo da evitare i sospetti. And industry rivalries. Some speculate that Brandon Lee, being the son of legendary martial artist Bruce Lee. Allora, quello che infatti vi dicono, e dopo vi spiego, la cosa scioccante è stata che quello che
Perché quel video che vi ho fatto vedere dove Brandon è stato tagliato? Lui, prima di cadere all'indietro, lui dice I'm hurted, I'm hurted, I'm hurted. Sono ferito, sono ferito, sono ferito. Certo che ve l'hanno distrutto il nastro, ma non è che lì hanno detto siamo stati un pochino lì, credevamo che giocasse, che scherzasse. No, hanno voluto apposta ritardare, fare di tutto perché morisse. Non di certo l'ospedale, perché quello che ha fatto l'ospedale per Brandon lì, veramente per pochi... attori. E ora vi faccio vedere quello che vi volevo dire e arriva qui, quindi ovviamente quando mi danno queste informazioni ovviamente è perché dai, si possono divulgare. Andiamo. To eliminate the rising star. The official investigation was also said to have not been handled very well in the case, with some claiming that the crucial evidence may have been overlooked, tampered with, or even deliberately suppressed in order to maintain the narrative of an accidental shooting. The argument is that authorities may have been pressured to wrap up the case quickly in order to avoid a scandal or to protect powerful interests within the film industry. Moreover, the theory suggests that the production company... Avete capito cosa è stato detto? No, ve lo dico subito, perché ovviamente potete non aver capito qualcosa. Allora, loro vi dicono che addirittura, cioè, viene detta questa cosa scioccante, addirittura, ve lo traduco, che chiunque, come vi ho detto, poteva avere l'accesso tranquillamente alle armi, chiunque quindi lo voleva fare fuori, lo poteva fare chiunque, ma la cosa più, diciamo, scioccante è che ovviamente... È stato orchestrato il sabotaggio. Quindi è stato orchestrato il sabotaggio. E anche chi ha indagato hanno addirittura dicono che le prove siano state insabbiate, ma deliberatamente soppresse. E così hanno portato l'argomento dell'incidente. Dell'incidente, ovviamente dell'incidente, quindi negligenza, ecco perché hanno tanto interesse tuttora a dirvi morto in un tragico incidente, e addirittura hanno fatto pressioni sulla polizia per chiudere il caso il prima possibile, per evitare lo scandalo. Moreover, the theory e per proteggere l'industria cinematografica dietro alla produzione del Corvo, preferendo dire negligenza. E così loro si levano da ogni responsabilità legale. Quindi, come vi ha detto Steven Seagal, non soltanto è 99%, è impossibile che ci sia un'arma in un set con pallottole vere. In secondo luogo, lui vi dice, io conosco molto bene l'industria cinematografica e insabbiare il loro forte proprio perché la compagnia di la produzione non voleva essere denunciata né da Brandon Lee né poi per negligenza, ci pensate lo scandalo, e quindi non gli è parso il vero se Brandon è morto e così non ha potuto consegnare la denuncia. E nello stesso tempo quelle splendide donne intorno a lui hanno preso i milioni di dollari e hanno detto vabbè, lasciamo perdere. Quindi in realtà quello che voglio dire io non è che era l'intera produzione, perché ora si va all'ultimo passo, che voleva uccidere Brandon, ma qualcuno infiltrato sicuramente. Allora, vi faccio vedere delle immagini rare dal behind the scene con Brandon Lee e poi passiamo all'ultimo pezzo del puzzle, ovvero chi ha ucciso Brandon Lee. Ok, allora vado immediatamente a farvi vedere. Vado immediatamente. Guardate che cosa hanno portato via.
Guardate Brandon Lee in un altro film, guardate come era Brandon Lee. Questo è un film che vi consiglio di vedere, che era a resa dei conti a Little Tokyo con il mitico Dolph Lundgren. Quindi veramente ve lo consiglio, guardate, è un film veramente, veramente, veramente carino. Andiamo all'ultimo tassello del puzzle. Dai, andiamo all'ultimo tassello del puzzle. Ovvero, chi ha ucciso Brandon Lee? Andiamo subito. Arrivo immediatamente. Siamo all'ultimo. Eccoci qua. Qui, dentro il video che sto per farvi vedere, c'è... c'è praticamente. Allora, ovvero il testimone chiave che ci ha messo anche la faccia. Ok? Ok. Vi faccio sentire i punti chiave. Allora, il testimone è niente meno che l'uomo che gli ha sparato, ovvero Michael Massey, altra vittima collaterale, perché lui credeva di sparargli ovviamente a salve, mica di sparargli davvero all'inizio della carriera, così se gliel'hanno rovinata subito, voglio ricordarvi che Michael Massey purtroppo è scomparso nel 2016 per un cancro allo stomaco, che poi si dice anche che fosse esteso al cervello, a soli 64 anni, lasciando la moglie vedova e due figli. Quindi insomma, che lui, poverino, che abbia avuto delle belle soddisfazioni. Allora, andiamo, Siete pronti? Perché questo cambia le sorti. Perché la vorrei fare davvero io, Questa... come si dice? Ecco Michael Massey. Sentite quello che dice. And to me, for my journey through life, how I was able to get to the other side of it. And it was a very slow and thoughtful process. I mean, I didn't know it was thoughtful at the time, but I just took a year off and I went back to New York and didn't do anything. I didn't work, didn't do anything. Dopo vi traduco, spent it with close friends and family and... just to get through it, like any of us get through a tragedy, but it was a tragedy. The only difference with this tragedy is that it happened with cameras rolling, and it was a big media thing, and which I think is too bad, you know. The thing is, it wasn't supposed to happen. It absolutely wasn't supposed to happen. I wasn't even supposed to be handling the gun in the scene till we started shooting the scene, and the director changed it. It wasn't supposed to happen for a myriad of reasons. He was so far off that had it been a real gun, we wouldn't have been able to hit the side of a barn with it. Allora, chi sa l'inglese ha perfettamente capito dove vado a parare, Ora ve lo traduco e vi faccio vedere i sottotitoli, se no poi magari mi dite che io mi invento le parole. No, sapete che io non sono una che crede alle chiacchiere, ma crede alle prove concrete. E questo poverino ci ha messo la faccia, quello che gli ha sparato, involontariamente, ovviamente,
E sentite, fate molta attenzione. The people that were involved, and to me, for per me è stato un viaggio per la mia vita, perché sono dovuto addirittura, è stato un processo lento da digerire, pieno di pensiero, un processo, intendo, che io non pensavo così, sono andato via, sono anche poi andato e tornato da New York, ho passato del tempo con i miei amici più stretti e la famiglia, e per cercare di superare una tragedia così, ma è stata una tragedia. L'unica differenza di questa tragedia è che è avvenuta proprio ripresa dalla videocamera. È una cosa grossa, troppo cattiva. Ma questo incidente non doveva neanche accadere, perché io non dovevo neanche maneggiare una pistola e non ci dovevano essere armi da fuoco nella scena, ma il regista all'ultimo momento ha cambiato la scena. Oh my God! Come si dice in inglese? Lui dice che è una cosa che non si supera mica facilmente. Ma vi ha detto una cosa. Ha detto che nella scena che dovevano girare, lui non doveva neanche maneggiare una pistola. Nessuna arma da fuoco, per cui non aveva importanza se era come era caricata, non ci dovevano essere armi da fuoco. E poi, quindi, questo incidente, di conseguenza, chiama incidente ovviamente, la morte di Brandon Lee non sarebbe avvenuta perché non ci dovevano essere armi da fuoco in quella scena. Poi, all'ultimo momento, lui dice, il regista mi ha detto, si cambia la scena, sì, te li devi sparare, come dire, qui ci sono le pallottole a salve. E ecco che è successa la tragedia che non doveva nemmeno accadere, perché fino a una mezz'ora prima questo credeva che la scena doveva essere con un finto coltello, pensate addirittura. E ora vi vado all'altro pezzo. Non ne ho parlato finora, davanti alle telecamere, perché è una cosa troppo personale, ma da una cosa così non ti riprendi mica facilmente. Poi le cose cambiano, per esempio la fidanzata di Brandon ora è sposata con qualcun altro e ha una piccola bambina, e la vedo al negozio dove ci va pure mia moglie, la vedo al parco con la ragazzina, e vedo tutta questa gioia, e anche se non è la bambina, il bambino di Brandon. Allora, insomma, tanto per far capire che povero Brandon, che voleva sposare questa Eliza, che aveva eccessivamente valutata, perché lei, non sapendo che era stato un omicidio colposo, lei comunque, anche fosse stato un omicidio colposo, dice no, datemi molti soldi e io non vi denuncio. Fosse stata io la madre, la fidanzata o la fidanzata di Brandon Lee, neanche se mi davano 100 milioni di dollari, non portavo avanti l'indagine, ma è stata meglio così, perché invece è stato omicidio premeditato, volontario. Allora, l'ultimo pezzo del puzzle è proprio Michael Massey. È lui l'ultimo pezzo del puzzle. 2005, Extra TV, la prima volta che compare in TV, oltre poi ad aver detto qual era proprio la scena dove lui gli ha sparato, quella che vi ho fatto vedere. Lui a Extra TV dice queste parole che avete sentito. Questo incidente non doveva nemmeno succedere, perché non dovevo neanche maneggiare una pistola e non ci dovevano essere armi da fuoco, ma a un certo punto, all'ultimo momento, il regista ha detto di cambiare la scena. Allora, per capire chi ha ucciso Brandon Lee, il puzzle è questo, l'ultimo pezzo del puzzle. Questa è la domanda che andrebbe fatta al regista Alex Proyas. Allora,
Io vi dico la verità, non credo assolutamente che, anche se Michael Massi ovviamente ti dice il regista ha detto si cambia la scena, io non credo che il regista sia coinvolto minimamente, ve lo dico subito, lo escludo, dall'omicidio di Brandon Lee, perché Alex Proyas addirittura, Brandon Lee, era addirittura scettico nel prenderlo nel Corvo, non era sicuro che avrebbe recitato bene, per cui proprio non è Alex Proyas, ma... Quello che vi dice Michael Massi è fondamentale, perché l'ultimo pezzo del puzzle è questa domanda. Chi ha deciso di cambiare la scena in cui Brandon Lee è morto? In quella scena non ci dovevano essere armi da fuoco e c'è stato questo improvviso cambiamento, che non è stato un cambiamento così, dice, magari il film era più bello così, cos'ha? No! Che ha provocato la morte di Brandon Lee 12 ore dopo essere stato colpito dall'arma da fuoco. Quindi, chi ha deciso all'ultimo momento di cambiare la scena? Allora, Michael Massi ha detto the director, quindi il regista. Io escludo Alex Proyas. Allora io vi dico che la chiave è questa, l'ultimo pezzo del puzzle. Chi ha detto... Al regista Alex Proyas, chi ha deciso, chi ha suggerito al regista Alex Proyas di cambiare la scena in cui Brandon Lee ha perso la vita? Cioè, chi è che ha suggerito al regista di passare dalla dal coltellino finto, deve essere un bel coltello, ma finto, alla pistola che ha causato non un ferimento, la morte di Brandon Lee? Ecco, la persona che ha detto al regista o suggerito di cambiare la scena è l'assassino. Questo è l'ultimo pezzo del puzzle. Quindi, se qualcuno, mi piacerebbe io stessa chiedere ad Alex Proyas, ma se qualcuno, non sono in contatto con lui, gli fa questa domanda e ha la risposta, di conseguenza trova l'assassino di Brandon Lee.